Le tensioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, la recente puntata di Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi, ha visto al centro della scena Gemma Galgani, la quale ha raccontato della sua nuova uscita con il cavaliere Fabio. L'episodio ha immediatamente sollevato polemiche, in particolare con le critiche espresse da Tina Cipollari. Critiche di Tina Cipollari. Dopo la visione di un breve filmato dell'incontro tra Gemma e Fabio, l'opinionista ha non solo criticato l'atteggiamento della Galgani, ma ha anche messo in discussione le sue intenzioni. Cipollari ha definito Gemma provocatoria, sottolineando che alcuni comportamenti, come le domande sul cavallo e il biscotto, fossero allusivi e poco appropriati. Lo stai provocando troppo, stai esagerando come al solito, nonostante le affermazioni di Tina. Gemma ha difeso le proprie azioni, ritenendole perfettamente giustificabili. Il confronto in studio. Cipollari, non curante delle opinioni altrui, ha intensificato la sua critica, provocando l'intervento di Maria De Filippi per tentare di riportare l'ordine. Durante lo scambio, Fabio, invitato in studio, si è trovato schiacciato tra le due contendenti, rimanendo senza parole. Sta diventando insistente perché tu non dai questo biscotto. Un momento di caos, nonostante gli intermezzi e le richieste di moderazione, Cipollari ha continuato a urlare, chiedendo di poter intervenire nuovamente. Alla fine, Maria De Filippi ha ceduto e le ha riaperto il microfono, pur invitandola a esprimersi con cautela. Le sue critiche continuavano a puntare su Gemma, sostenendo che la dama non manifestasse pazienza, ma desiderio di maggiore intimità. In conclusione, nonostante le tensioni e le critiche, Fabio ha dichiarato l'intenzione di proseguire la conoscenza con Gemma, anche se al momento non si sente pronto a compiere il passo successivo verso il baciarla. Resta da vedere se tra i due nascerà un vero sentimento.